Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, oggi vedremo un nuovo video e parleremo dell'importanza degli NFT nell'arte e vedremo nello particolare il caso del crocifisso di Michelangelo. Prima di addentrarci facciamo una piccola introduzione sugli NFT e che cosa sono più o meno. Allora, gli NFT, acronimo per Non Fungible Token, rappresentano una rivoluzione nel mercato dell'arte digitale, permettendo di certificare l'autenticità e la proprietà delle opere d'arte attraverso l'utilizzo della blockchain. Questa tecnologia, già nota per le criptovalute, sta facendo il suo ingresso nel mercato dell'arte, offrendo nuove opportunità di monetizzazione agli artisti e permettendo ai collezionisti di acquisire beni culturali digitali con un alto valore di rarità. Ma quali sono le implicazioni di questo incontro tra tecnologia e arte? Come sta cambiando il mercato dell'arte digitale e quali sfide e opportunità porta con sé? Oggi vedremo l'importanza degli NFT nell'arte e affronteremo temi come la proprietà intellettuale, la monetizzazione dell'arte, la tracciabilità delle transazioni artistiche e l'invecchiamento delle opere digitali. Allora, che cos'è un NFT e come funziona? Allora, un NFT è un token digitale basato sulla tecnologia della blockchain, utilizzato per certificare l'autenticità e la proprietà di opere d'arte digitali. Si tratta di un sistema unico che rende impossibile la duplicazione o la contraffazione delle opere, garantendo così la loro originalità e rarità. Gli NFT possono essere utilizzati per rappresentare qualsiasi tipo di bene digitale, come immagini, video, audio, giochi e persino tweet, ma sono particolarmente diffusi nel mondo dell'arte, dove rappresentano un modo per gli artisti di monetizzare le loro creazioni e per i collezionisti di acquisire opere digitali di valore. Infatti, per creare un NFT è necessario utilizzare una blockchain di partenza per la creazione e la distribuzione, come per esempio la blockchain di EOS. Poi, una volta creato, l'NFT può essere venduto o scambiato su specifiche piattaforme di mercato decentralizzato, i cosiddetti marketplace, e sulla blockchain di EOS abbiamo Atomic Hub, diventando così un bene tangibile per chi lo possiede, ovviamente digitale. E gli NFT stanno rivoluzionando il mercato dell'arte, aprendo nuove opportunità di monetizzazione per gli artisti e permettendo ai collezionisti di acquisire opere digitali come se fossero beni tangibili. Attraverso l'utilizzo della blockchain, gli NFT garantiscono l'autenticità delle opere e ne certificano la proprietà, offrendo un sistema di certificazione di autenticità unico e sicuro, ovviamente riferito agli indirizzi utilizzati che custodiscono quel tipo di asset. Inoltre, gli NFT permettono di tracciare le transazioni artistiche e di garantire l'integrità dei dati relativi alle opere, rendendo possibile la creazione di veri e propri mercati digitali per le opere d'arte. E tutto ciò sta cambiando il modo in cui l'arte viene valutata e scambiata, creando nuove opportunità per gli artisti di vendere le loro opere attraverso gallerie d'arte online o sistemi di vendita online dedicati. Inoltre, gli NFT stanno facendo incontrare tecnologia e arte in modo sempre più stretto, offrendo ai collezionisti la possibilità di acquisire beni culturali digitali dal valore inestimabile e allo stesso tempo invecchiati in modo diverso rispetto alle opere tradizionali. Perché ricordiamo che un NFT non ha quel processo di invecchiamento tipico delle opere d'arte tradizionali. Infatti, se andiamo ad analizzare i vantaggi degli NFT, gli NFT offrono numerosi vantaggi per gli artisti, sia dal punto di vista della proprietà intellettuale che della monetizzazione delle opere. Attraverso l'utilizzo di NFT, gli artisti possono proteggere i loro diritti d'autore e garantire la paternità delle loro opere, impedendo la diffusione di copie non autorizzate o la creazione di plagio.
Inoltre, gli NFT offrono la possibilità di monetizzare le opere digitali, creando un mercato per le opere d'arte online, in cui solo gli artisti possono vendere le loro creazioni direttamente ai collezionisti, quindi viene meno la figura dell'intermediario. E in questo modo gli artisti possono bypassare le gallerie d'arte tradizionali e raggiungere un'audience globale, aprendo le porte a nuovi mercati e opportunità di vendita. Inoltre, gli NFT possono essere utilizzati per creare edizioni limitate, delle loro opere, aumentando così il loro valore e rendendo possibile la creazione di veri e propri fenomeni di collezionismo, perché in quel caso, bypassando le gallerie d'arte, gli artisti possono vendere le proprie opere in tutto il mondo. Quindi, una volta che l'NFT si trova sul marketplace, questo marketplace può essere raggiunto da chiunque nel mondo, essere comprato da chiunque. Quindi non ci sono limiti, perché in un sistema tradizionale, di solito un artista propone le opere ad una galleria. Ovviamente la galleria è limitata più o meno a livello nazionale, o solo quelle più importanti anche a livello internazionale, e quindi diciamo ha solo quei tipi di canali, non è un pubblico ampio come tutto il globo. E adesso veniamo al caso in concreto di quello che riguarda il crocifisso di Michelangelo. Poi vedremo cosa è successo e perché gli NFT avrebbero potuto risolvere questa problematica che si venne a creare. E infatti siamo siamo nei primi di maggio, precisamente l'8 maggio del 2004, quando apre la mostra dal titolo "Proposta per Michelangelo Giovane, un crocifisso in legno di Tiglio", che portò alla ribalta un piccolo crocifisso ligneo attribuito niente meno che al famoso artista Michelangelo Buonarroti. Infatti vi mostro, ecco qua, questo è il catalogo della mostra, vedete, al Museo Horn, proprio intitolata "Proposta per Michelangelo Giovane, un crocifisso in legno di Tiglio". E da notare come la mostra disponeva anche di un catalogo in cui, oltre a rivelare il possessore di questo leggendario crocifisso nella figura di Giancarlo Gallino, venivano aggiunte anche tre appendici in cui le prime due, firmate da autori esperti e con scopo comparativo, uno lato tecnico esecutivo sul legno ed uno sulla parte anatomica fatta da medici, ed infine la terza appendice, senza firma degli autori, affermava la correlazione tra lo stile di Michelangelo e il merito al famoso crocifisso. Vi faccio vedere eccolo qua, gli appendici. Quindi vedete, appendice 1, relazione sull'esame alla tomografia computerizzata dei tre crocifissi. E quindi qua vedete la firma Marco Fioravanti. Poi appendice 2, quindi l'appendice 1 si parla principalmente dell'aspetto intrinseco del crocifisso dal punto di vista legno, quindi il consumo, la policromia e così via. Mentre nell'appendice 2 abbiamo, vedete il titolo, relazione delle ispezioni anatomiche sui tre crocifissi. E qua vedete le firme Massimo Gulisano e Pietro Bernabei. E in questo caso nello studio viene fatta dal punto di vista anatomico, e quindi confrontato anche con altre opere di Michelangelo, proprio per vedere i punti di contatto, e anche dal punto di vista anatomico se effettivamente quello rappresentato in questo crocifisso qua, questo è quello che viene attribuito a Michelangelo, potesse corrispondere effettivamente a quanto di più verosimile alla realtà. Comunque, siamo nel 2004, quindi abbiamo la mostra fu aperta dall'8 maggio fino a settembre, e nell'autunno di quell'anno, quindi parliamo di ottobre, e dopo la conclusione della mostra,
gli ufficiali della soprintendenza di Firenze dichiararono il particolare interesse culturale di quel piccolo crocifisso attribuito, questa è la parola chiave che determinerà il caso, a Michelangelo, in modo tale da vincolare l'opera, evitando che la stessa potesse essere venduta all'estero. Infatti, se un'opera viene classificata come particolare interesse culturale, allora in quel caso potrebbe essere acquistato direttamente, cioè far parte del patrimonio artistico italiano. Però il mondo dell'arte italiano a quel tempo, con varie figure di spicco, parliamo per esempio di Sgarbi, erano abbastanza dubbiosi su questa attribuzione, in quanto non c'erano evidenze concrete che si potesse trattare effettivamente di un'opera del famoso artista. Sì, ok, c'erano forse qualche punto in contatto, ma era troppo difficile, poter essere certi che quel crocifisso si trattava di Michelangelo. Comunque, il possessore del crocifisso, Gallino, cercava di battere il ferro finché è caldo, in quanto gli unici acquirenti potevano essere solo figure italiane e di rilevanza governativa. Tanto che nel luglio del 2007, quindi ben 3 anni dopo, il proprietario scrisse al Gabinetto dei Beni Culturali italiano offrendo questo crocifisso alla modica cifra di 18 milioni di euro. Anche perché grazie agli appendici, diciamo, si ritenevano sufficienti che c'era fatto abbastanza uno studio per portare abbastanza informazioni in merito a questa attribuzione fatta al Michelangelo. Lettera che però venne ascoltata anche sotto il consiglio dei curatori della precedente mostra, e fu così che nell'autunno di quell'anno, quindi parliamo del 2007, il comitato scientifico preposto confermarono l'interesse storico dell'opera e quindi relativo acquisto, quindi facendo proprio una consultazione di questo comitato, perché è preposto, per i beni culturali, e la proposta che si fece è quella di valutare l'acquisto tra una cifra tra i 3 e i 5 milioni, di euro. E quindi questo comitato si espresse: ok, sì, se lo vuoi comprare, questa è la cifra che era il range da spendere. Ok, tra lungaggini e nuovi governi italiani, come se non sappiamo, dobbiamo attendere ben un altro anno per vedere l'offerta per il crocifisso essere accettata per la cifra di 3,2 milioni di euro, accordo e vendita fatta e firmata il 20 novembre 2008, passando senza problemi e tutta la burocrazia, diventando da quel giorno patrimonio dello Stato italiano. Quindi vediamo che questo piccolo crocifisso passa ben 4 anni in balia tra accordi discordanti, opinioni discordanti e varie dubbi, arriva. Dopo 4 anni viene comprato dallo Stato italiano per 3 milioni e 250 mila euro. Questa è la cifra esatta. E siamo a 20 novembre 2008. A distanza di circa 3 settimane, quindi siamo più o meno al 12-15 dicembre 2008, questo piccolo e controverso crocifisso diventa la notizia dell'anno, dove passa di luogo in luogo, arrivando addirittura a Papa Benedetto XVI ed anche nelle sale del potere italiano per mostrarlo come un trofeo al grande pubblico. In quanto si sfruttò, e come ricorda l'introduzione dell'autore Tommaso Montanari, è stata strumentalizzata dal potere politico e religioso, banalizzata dai media e sfruttata dalle università. Come la definisce l'autore, la storia dell'arte è ormai una escort di lusso della vita pubblica. Ma perché
Stiamo parlando del caso del crocifisso attribuito a Michelangelo. Ovviamente ormai tutti, i primis a livello delle figure importanti dello Stato italiano, infatti potete trovare l'intervista nello studio del TG1 del dicembre 2008, dove veniva presentato, portato in studio, proprio nello studio di TG1, dura circa 3 minuti, questo crocifisso presentato da Sandro Bondi e da un altro esperto, se non ricordo male, Cecchi, dove si parla un po' di questa storia del crocifisso, vengono dette cose sbagliate sulla relativa storia, da dove è origine questo crocifisso, perché è stato espuntato adesso, e così via. Quindi la potete recuperare anche dal MIBACT, sul sito del MIBACT trovate il link. E le cose però iniziarono ad incrinarsi quando, soprattutto all'estero, iniziarono ad emergere approfondimenti, articoli e trasmissioni in merito ai dubbi dell'attribuzione, in quanto, come si scoprirà solo diversi anni più tardi, non sono stati eseguiti studi approfonditi e che alcuni elementi sono stati travisati. Per esempio, uno degli elementi oggettivi è sul materiale, in quanto Michelangelo utilizzava prevalentemente il pioppo come materiale, e solo in misura minoritaria il tiglio. E questo, in parole povere, significa che è più facile trovare un'opera di Michelangelo scolpita nel pioppo che non nel tiglio. Quindi, ok, sì, forse ci potrebbe essere un'opera scolpita da Michelangelo che abbia utilizzato il tiglio, però non è, diciamo, è labile un po' come punto di contatto. Se fosse stato di pioppo, ok, già avrebbe più senso, cioè ci sarebbe un punto di contatto forte. Beh, ok, diamolo per buono che Michelangelo abbia trovato il tiglio e abbia scolpito il tiglio, ma come abbiamo detto è difficile che questo possa essere effettivamente così. Tra l'altro, inoltre, altro fatto deplorevole riguarda la storia della provenienza di quel crocifisso, che in molti, erroneamente senza le dovute ricerche, affermavano che provenisse da qualche famiglia fiorentina. Infatti, anche nella trasmissione del TG1, Cecchi diceva semplicemente: sì, è stato rinvenuto da una famiglia fiorentina che ha deciso di rimanere anonima. Purtroppo, sia quell'affermazione che anche le varie altre affermazioni sono completamente false, e differiscono enormemente dalla realtà, in quanto anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine italiano, cioè i carabinieri, è stato semplice scoprire, e risalire alle vere origini dell'opera, in quanto il proprietario Gallino lo aveva acquistato per 10.000 euro da un altro antiquario di Firenze, e che a sua volta questo antiquario di Firenze lo comprò molto tempo prima, addirittura negli anni 90. E dove l'ha comprato, secondo voi? In America, negli Stati Uniti. Quindi qualcosa di davvero allucinante come percorso che ha fatto questo crocifisso. Quindi non è vero che è stato trovato da una famiglia fiorentina. Falso, questo arriva addirittura dall'America, che chissà come è arrivato fino lì. E parliamo degli anni 90, quindi per oltre 15 anni nessuno si è accorto che questo crocifisso è di Michelangelo. Un po' strana come cosa. E tra l'altro, quello che si andrà poi ad imputare anche a tutti coloro che hanno partecipato a questa vicenda nell'acquisto di questo crocifisso, quindi che hanno dato l'ok, si solleva la questione: ma tu non hai fatto le dovute ricerche e gli approfondimenti per vedere effettivamente la provenienza di questo crocifisso, un tipo di approfondimento storico per anche determinarne il prezzo, ok?
il proprietario hai partito 18 milioni. Sai che è stato rifiutato da un'altra banca per 11 milioni. Prendi e fissi dai 3 ai 5 milioni. Motivo? Sì, ok, c'erano altri tipi di valutazioni fatti da altri esterni che valutavano per 8 milioni, per esempio, questo tipo di manufatto. Comunque, andiamo avanti nella storia. E altro dettaglio che è sfuggito a molti, proprio in merito a questo catalogo, deriva proprio dall'editore dello stesso, che non è legato al Museo Horn, come vedete qua nella copertina, al Museo Horn, o nell'ambito fiorentino, perché ovviamente parliamo di Firenze, ma quello torinese. Infatti, la casa editrice che ha sviluppato il catalogo si chiama Pierpaolo Alemandi, che, come abbiamo detto, è di Torino. E poi ho detto, sì, ok, ma chi se ne frega che se non è di Firenze o non è legato al Museo Horn. Esatto, potrebbe essere un dettaglio irrilevante, ma sorprese delle sorprese, nella penultima pagina ecco quello che troviamo: i cataloghi precedenti. E sono 15 i vari cataloghi precedenti a questo, e ad un occhio non attento si sì, ok, vede i vari cataloghi, passa avanti, chiude il catalogo, lo conserva, amen. E invece, guarda caso, tutti questi cataloghi, tutti e 15, sono editi da Gallino. E infatti, se voi vedete qua, per esempio, 37 opere di artisti in Piemonte a cura di Giancarlo Gallino. Giancarlo Gallino. Quindi vediamo che non è un catalogo indipendente o legato al museo, ma è un catalogo che è stato commissionato dal Gallino e anche tutto lo studio. E infatti, questo dettaglio lascia trasparire in maniera inequivocabile le ricerche, le perizie commissionate dal possessore di questo crocifisso e di altre opere, facendo cadere quel principio di autonomia dei risultati tra chi ha commissionato la ricerca e chi l'ha seguita. Ed infatti i vari esperti interpellati hanno dato il loro parere favorevole all'attribuzione a Michelangelo, e non c'è nessun parere contrario. Ed indizi si trovano negli appendici degli appendici che vi ho fatto vedere, eccola qua, quindi 1, 2, 3, anche come sono stati scritti, in quanto al crocifisso attribuito a Michelangelo si spendono fiumi di inchiostro, mentre per gli altri due crocifissi si lesinano informazioni. Quindi, per esempio, a uno degli ultimi crocifisso, sì e no, c'è mezza pagina scritta, ma pure di meno. Saranno 15 righe. E quindi questo già fa trasparire che i vari studi che sono stati fatti non sono stati fatti equamente, ma sono stati fatti prevalentemente per dare supporto all'attribuzione di Michelangelo. Quindi si è un po' calcata la mano per dare questa attribuzione a Michelangelo, perché, come abbiamo detto, nel panorama italiano c'erano diversi esperti che erano contro questa attribuzione, perché non c'erano elementi forti per fare questa attribuzione. E quindi in più, dato che c'è nel catalogo, non ci sono elementi che vanno contro questa tesi, allora, in quel caso è tutto positivo. Ok, hai trovato degli esperti che confermano la tua tesi. Ok, questi vanno bene, mettiamoli nel catalogo. Ok, questo è il crocifisso di Michelangelo. E purtroppo non è così che funziona uno studio approfondito su un
su un'opera d'arte di questo livello. Avrebbe senso farlo che questo il crocifisso viene fatto a più esperti, anche non vincolati o collegati con il proprietario, così da avere un esito e un responso quantomeno oggettivo e non condizionato effettivamente da chi ha fatto gli studi. Comunque, senza andare oltre, e quindi parlare di come si è svolta la vicenda, anche perché, come abbiamo detto, potete recuperare il tutto nel libro di Tommaso Montanari dal titolo A cosa serve Michelangelo. Lo trovate su Amazon per 7 € in formato Kindle, oppure mi pare 15, massimo 15 € in versione cartacea, dove viene spiegata tutta la vicenda dal punto di vista storico-artistico, e comunque negli anni poi le indagini delle forze dell'ordine hanno portato successivamente al processo che si è concluso con la sentenza in cui i vari attori della vicenda che ha portato all'acquisto dell'opera, quindi quelli del comitato scientifico e altri vari soggetti, sono stati assolti in quanto gli elementi non sufficienti per determinare un danno, in quanto viene scritto nella sentenza che, siccome si tratta di un'opera d'arte, il prezzo che è stato attribuito non è scritto sulla pietra, quindi è stata fatta una stima sulla base di queste informazioni che c'erano all'epoca. Quindi, come fai a dire che effettivamente era sbagliato quella valutazione dei 3-5 milioni? E quindi, dato che il sistema italiano purtroppo ha queste piccole crepature nel sistema, ci troviamo a questo punto un crocifisso che appartiene allo Stato italiano, ma da tutte le varie prove raccolte fanno supporre che non sia effettivamente di Michelangelo. E dallo stesso punto non si può nemmeno dire che non è di Michelangelo, perché ci sono solo delle labili punti di contatto con quello che effettivamente ha realizzato Michelangelo con le varie opere. Quindi possiamo molto semplicisticamente dire che 70% è falso, 30% è vero. Però se dal mio punto di vista bastava prendere il catalogo in mano e controllare queste due o tre cose che erano palesi a tutti, per vedere che effettivamente c'erano delle forzature, e quindi si poteva andare, ok, invece di pagarlo, che ne so, 3 milioni, andiamo a meno di 1 milione, mezzo milione, e così via. Comunque, questa era la storia del crocifisso e di che cosa ha causato una mancanza di prove e di documenti certi sulla provenienza e sulla creazione di questo manufatto. E qua veniamo al titolo che ho scelto, ossia l'importanza degli NFT nell'arte. E qua apro con un pezzo della sentenza, trovate tutto nell'articolo che vi lascio in descrizione, dove cito testualmente: l'attribuzione a Michelangelo non è possibile da provare, né mai lo sarà se non emerge, e pare poco probabile, un documento risolutivo. Ma a suo tempo ho creduto doveroso, e ne sono ancora convinta, includere nel corpus di Michelangelo il crocifisso di Torino, poiché la sua attribuzione, sostenuta da insigni esperti di scultura, risiede attenta considerazione 23, appunto, a paragone con l'opera michelangiolesca, rispetto alla quale rappresenta una delle rarissime proposte di ampliamento avanzate negli ultimi anni. E
e come si evince benissimo, il problema riguarda il crocifisso. È dato proprio il problema che riguarda il crocifisso è dato proprio dalla mancanza dei documenti certi che ne possano identificare in qualche modo un collegamento con il famoso artista. Documento che può essere di varia natura, per esempio una lettera che si commissionava l'opera, oppure nella biografia se veniva scritto, viene emerso, ho scolpito un crocifisso piccolino per fare dei test, così via. Quindi qualsiasi cosa può essere un documento che può dare un collegamento forte. E questa mancanza ha fatto sì che, grazie ad un semplice catalogo, infatti ricordiamo che il tutto è partito da questo controverso catalogo. Si attribuiva l'opera all'artista Michelangelo, cosa che ha fatto scattare tutta una serie di fatti che abbiamo raccontato fino a questo momento. Adesso è vero che per le opere antiche è abbastanza difficile reperire del materiale storico e documentato delle varie opere e della loro storia e movimenti, ma qui nasce la riflessione di essere lungimiranti, in quanto tra altri 500-600 anni siamo sicuri che non capiterà un altro caso del genere, specialmente in un'epoca di estrema falsificazione? Ecco che entrano in gioco gli NFT, asset digitali ed immortali grazie alla blockchain, in quanto non è possibile cancellare quell'informazione a meno che di compromettere tutta la struttura portante, ed inoltre gli NFT non possono essere manipolabili e falsificabili nemmeno tra 500-600 anni. Quando le future generazioni si troveranno un'opera fisico o digitale, e la stessa opera è passata attraverso un processo di digitalizzazione grazie agli NFT, ecco che basterebbe leggere le varie informazioni contenute nell'NFT stesso e tutti i documenti racchiusi al suo interno, in quanto non solo si può caricare una semplice immagine, ma è possibile caricare anche altri documenti relativi all'opera, avendo di fatto sempre accesso e disponibile anche file di centinaia di anni fa, sempre alla portata di tutti. Ed infatti, dato che questo viene fatto proprio a livello non semplice, così facciamo gli NFT, ma qui possiamo vedere effettivamente la missione di Hoken Tech, e consapevoli di questi e di altri problemi che affliggono ed affliggeranno le opere d'arte, proprio in merito merito di attribuzione e valore delle stesse, Hoken Tech e il suo team si impegna insieme agli artisti e chi cura l'arte di mantenere quella storia ed autenticità delle opere d'arte in tutte le loro forme. E infatti le opere d'arte, così come gli interessi culturali, vanno conservati e tutelati nel tempo, in quanto l'arte ha comunque dei limiti tecnici e strutturali che possono deteriorarsi nel tempo, portando alla scomparsa e distruzione delle stesse. Ed è qui che Hoken Tech, grazie all'utilizzo di blockchain carbon neutral come quella di EOS, protegge e conserva l'arte e la storia stessa, tramandando e lasciando tutte quelle informazioni che in futuro saranno utili per ricostruire tutti i vari passaggi del bene e tutta la documentazione idonea a dimostrare la paternità ed autenticità di quella particolare opera, perché ricordiamo, come abbiamo detto, che con un NFT tutte le transazioni vengono tracciate e scritte nella blockchain, quindi basta cliccare sul link per vedere quando è stata comprata, quando è stata realizzata e così via. Quindi non ci saranno più dei casi di dubbia attribuzione di quell'opera ad un artista. Quindi questo mostra con un caso concreto che effettivamente gli NFT possono risolvere anche fra 500-600 anni un problema che potrebbe e sicuramente si ripresenterà in futuro. E qui, come abbiamo detto,
Siete sicuri che voi, come artista, curatore d'arte, quell'opera avrà effettivamente il giusto valore, il giusto peso fra 500 o 600 anni, o non sarà bollata come un falso o un'opera copiata? Questo è tutto. Vi lascio, come detto, l'articolo di approfondimento in descrizione con le varie link anche al libro dal professor Tommaso, eccolo qua, Tommaso Montanari, ha scritto anche degli altri libri davvero interessanti. Come sempre potete scrivere nei commenti eventuali vostre altri dubbi, curiosità, informazioni in merito al caso. Cercherò se e quando potervi rispondere. E grazie per la visualizzazione, noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie.